soddisfare la vostra curiosità, e direi che possiamo anche iniziare subito. Introduce e coordina un po' Gianni Borsa e poi man mano ci saranno i vari interventi. Grazie Madre Giovanna, buonasera a tutti, benvenuti in questa occasione che ci offrono le monache di Legnano. Tempos recios, tempi duri, diceva Teresa d'Avila, tempi duri che potremmo ritenere siano anche i nostri di oggi, non senza fatiche, ma forse anche quelli di Teresa d'Avila, quindi il 500, probabilmente erano tempi duri, o così li viveva lei e la storia ci racconta anche tante cose. Ebbene, chi incontriamo questa sera attraverso le monache? Incontriamo una donna di fede quieta, alla ricerca di una coerenza profonda con Gesù e con il Vangelo. Forse da qui arriva la sua inquietudine, una sana inquietudine. Una donna che si racconta in diverse opere, in lettere. E oggi siamo qui appunto per presentare uno dei suoi libri nella nuova e possiamo dire più fedele traduzione realizzata appunto dalle monache del Carmelo di Legnano con Massimo Fiorucci. Ecco, io credo che si possa dire, a maggior ragione in questi giorni, che è stato un lavoro sinodale, hanno camminato insieme alla riscoperta dei testi di Teresa d'Avila e insieme a questo alla scoperta della stessa Teresa d'Avila. Un cammino durato 2 anni, non tutti i libri nascono con una ricerca, con un dialogo, un approfondimento di 2 anni. E oggi abbiamo un'opera collettiva, è il lavoro di tante persone, abbiamo un'operazione culturale ed editoriale di grande livello sostenuta anche dal Carmelo, abbiamo un percorso e un invito spirituale, perché leggendo il libro, e va letto con calma, va letto nei momenti giusti, c'è anche un percorso spirituale. Qual è la proposta che ci fa il Carmelo di Legnano? È una proposta di un anno Teresa. Sostanzialmente oggi abbiamo la presentazione del libro La mia vita, il libro delle misericordie di Dio, la prima presentazione anche, diciamo così, del lavoro che è stato fatto per arrivare a questa nuova edizione e poi 4 incontri successivi, avete in fondo alla chiesa il volantino, che approfondiranno singole parti per arrivare a questo bel libro. Oggi abbiamo 5 voci da ascoltare, promettiamo di stare circa un'ora di tempo, magari questa volta richiederà un pochino di più delle prossime, però si tratta appunto di una presentazione complessiva, eventualmente se riusciamo alla fine lasciamo qualche minuto per domande, approfondimenti e interventi. Abbiamo Madre Giovanna che è la priora il Carmelo, abbiamo poi l'equipe di traduzione, quindi il dottor Massimo Fiorucci, suor Michela, suor Edith e poi suor Samuela ci illustrerà il quadro che ha dato poi origine alla copertina di questo volume, diciamo pure il bellissimo quadro che ha dato origine alla bellissima copertina di questo volume. Partiamo però da una domanda per questa serata, da una domanda che segue una considerazione, la troviamo nel pieghevole e dice: perché riproporre una tradizione della una traduzione della vita di Teresa? Questa è la domanda che vi facciamo. E poi però troviamo scritto: chiavi di lettura dell'opera per sintetizzarsi in ascolto di una voce del passato, perché questa è una voce del passato che
ci accompagna alla comprensione del presente. Ecco, io credo che in questi 5 incontri che avremo tutto l'arco dell'anno, arriveremo a comprendere come Teresa dà chiavi di lettura di questo tempo. Permetto una sola citazione, un minuto, la prendo dal loro lavoro. A pagina 93 c'è una riga un po' strana. Fare a tradurre Teresa è un azzardo. Ebbene, poi lo spiegano il perché. Perché per leggere veramente Teresa bisognerebbe pensare di averla davanti a sé e ascoltarla, interrogarla, interromperla e farle ripetere quello che sta dicendo. I suoi scritti sono un vero e proprio libro vivo. E ancora, l'unico modo per leggerli è lasciarsene contagiare e provare ad avventurarsi, come ha fatto lei, nei cammini dello spirito, dell'amicizia, della storia, che è soprattutto storia fatta di relazioni. Ecco, iniziamo il nostro percorso, la nostra serata. Io non interromperò più, diamo la parola nell'ordine che abbiamo discusso prima, e poi, appunto, se riusciremo a ritagliare qualche momento per qualche domanda e poi di avviso del padre. Prego. Io dovrei un po' raccontare come si è arrivati a iniziare un azzardo di questo tipo, e la parola non è sbagliata. E allora, per raccontarlo, mi è sembrato di potessi prendere un paragone dalla natura, no? A me capita, in genere verso gennaio, quando esco in giardino, che c'è un giorno in cui io dico sento odore di primavera. E perché parlo del sentire col naso? Perché un po' questo incontro è stato costruito sui 5 sensi. A me è stato affidato appunto il naso, l'olfatto. Poi l'equipe di traduzione fa gli altri sensi, diciamo l'udito, la vista e il gusto, e lo Samuela il tatto, perché nel quadro c'è molta manualità. Quindi io sono il naso della situazione. Quindi quando esco in giardino a gennaio dico sento odore di primavera. E naturalmente ritorno in casa, lo dico e tutti mi guardano un po', insomma, come per dire, col freddo che fa, come fa a sentire l'odore della primavera. Allora, siccome bisogna dimostrare ciò che si afferma, ritorno in giardino e vado in un punto preciso dove il sole dell'inverno, per quanto tenue, batte sempre. E sul muro in genere trovo il primo segno. Il primo segno è una lucertola che si gode il sole, no, questa lucertola intirizzita ancora dal freddo, che però è lì che si gode il sole. Allora cerco altri segni incoraggiata da questo, e sotto i pini trovo le prime viole, col gambo molto corto, perché le prime hanno il gambo molto corto. E poi sotto le foglie degli alberi che sono cadute in autunno c'è l'erba, che è un'erba albina e bianca, non ancora irrobustita dai raggi del sole, però sta spuntando. Ecco, tutti questi segni, no, sono un po' annunciatori e forieri della primavera che sta arrivando. Questo lavoro che presentiamo oggi ha un po' un inizio così, con una differenza rispetto alla primavera. La primavera è sicuro che arriva tutti gli anni, con l'acqua, senza acqua, più calda, più fredda, però arriva. Questo lavoro non si sapeva se arrivava alla fine, anzi non si sapeva neanche se sarebbe partito. Però, appunto, siamo partiti e siamo partiti un po' alla chetichella. Il
La prima partenza è stata nel 2015, quando nel Carmelo si sono celebrati 500 anni dalla nascita di Teresa, la quale appunto nasce nel 1515. Ci sono state moltissime iniziative a livello dell'ordine, in Spagna poi non parliamone, no? Ma in Italia, diciamo, noi abbiamo patito un po' la delusione di non avere in mano un'opera di traduzione più recente della vita. Difatti, diciamo, la traduzione ufficiale del Carmelo risaliva agli anni 70, ad opera del padre Egidio della provincia veneta. Però erano passati 50 anni, e in 50 anni, chi di noi è nato prima degli anni 70, penso tutti, forse, può rendersi conto di che tipo di cambiamenti ci siano stati dagli anni 70 a oggi. Quindi, diciamo che la traduzione che avevamo in mano era un po', come dire, arrugginita, cioè non calzava più per chi l'avrebbe letta in questi tempi. Quindi volevamo dare alla generazione attuale una traduzione più comprensibile, no? Per cui il desiderio è stato grande di avere una traduzione di questo tipo. E anche qui qual è stato il primo segno che ho intravisto? È stata la traduzione del glossario contenuto nell'edizione tedesca, che avevano pubblicato la loro traduzione dallo spagnolo l'anno precedente l'anniversario teresiano, che Suor Michela aveva realizzato per la comunità. Mi ha chiesto, dice, ma cosa dici, per la comunità faccio questa roba qua? Sì, sì, fai pure. Una volta avuto in mano questa traduzione del glossario, si sono cominciati ad aprire degli sprazzi di comprensione ulteriore, e quindi ho ricercato il secondo segno. Se il primo era la lucertola, non perché mi piace una lucertola, il secondo la viola. La viola è stato Massimo, il quale ha accettato di fare questo lavoro, no, prendendo sul serio l'idea che gli avevo lanciato, e non l'ha presa sotto gamba dicendo che tiene in mente di fare una roba di questo tipo, e ha lasciato il lavoro che aveva per dedicarsi a tempo pieno alla traduzione. E aveva tutte le carte in regola per farlo, perché conosce benissimo la spiritualità teresiana, la lingua spagnola, e secondo me è anche un geniale interprete di Teresa. L'altro segno che mi aveva ulteriormente incoraggiato era l'incontro con padre Sancho, che è il direttore dell'Università della Mistica di Avila, il quale ha convinto me e anche Massimo a intraprendere l'impresa, no? Per incoraggiarci ci ha detto, beh, insomma, peggio di quella di 50 anni fa non potete fare. Quindi, insomma, è stato un bel incoraggiamento, no? Poi il quarto segno è stato un po' il vedere che c'erano le persone giuste al momento giusto, e cioè Suor Edith, con la sua competenza linguistica e il lavoro di comparazione con gli altri testi della vita di Teresa, che ha composto un po' il trio, Suor Michela, Massimo e lei. E un altro attore non di minore importanza è stata la comunità, la quale si è fatta carico di supplire le due sorelle che erano occupate a tempo pieno, e quindi le faccende quotidiane che comunque continuavano nonostante la traduzione di Teresa le hanno portate avanti con uno spirito di corpo, direi, notevole. Con un po' di incoscienza all'inizio, perché l'entusiasmo ti prende, poi la realtà ha fatto capire che, insomma, non era facile, cioè era abbastanza impegnativo, però comunque convinte di questa cosa. Ecco, oggi possiamo dire che la primavera è venuta, non solo, ma stiamo un po' raccogliendo i frutti maturi e anche saporosi di questa fatica, che è stata coinvolgente sicuramente, ma devo dire anche divertente, perché ci siamo fatti di quelle risate per colpa di Teresa, che poi sentirete, ve ne farete un'idea anche voi. Quindi mi sembra giusto in questo momento ringraziare
tutti quelli che hanno reso possibile il compimento di quest'opera. E come potete vedere nel volume a pagina 88, il primo che va ringraziato è, e cito, il primo ringraziamento va a colui dal quale tutto proviene. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Ho copiato la lettera ai Filippesi. Ecco, a voi che ascoltate, che siete venuti questa sera, vogliamo offrire un po' questo lavoro perché possiate uscire di qui arricchiti e, perché no, affascinati da Teresa e con la voglia di ascoltare gli altri incontri per capire sempre più l'attualità di questa donna, che poi loro si incaricheranno di spiegare meglio di me. Quindi passo la parola a Massimo. Sì, allora in realtà la mia prima reazione alla proposta di Madre Giovanna è stato immediatamente così, diciamo, serena come lei ha detto. In realtà immediatamente dentro di me, quando lei mi ha fatto questa proposta, ho pensato che era una follia, perché sì, ho avuto la fortuna di imparare a leggere Teresa nella sua lingua e a capirla, spero, nella sua lingua, che è appunto lo spagnolo castigliano del 1500. E mi sembrava davvero impossibile riuscire a fare una traduzione fedele, non tanto grammaticalmente o sintatticamente. Lo scoglio non era questo. Lo scoglio era, secondo me, riuscire a tradurre nel nostro testo la personalità di Teresa, che credo sia ciò che più di ogni altra cosa emerge quando uno accosta il testo originale. Effettivamente non sembra di leggere un titolo, ma sembra di stare ad ascoltare una persona che ti sta parlando, con una gamma di sfumature, di sentimenti, passioni, registri umoristici, sarcastici, seri, accorati, a volte disperati, e quindi mi sembrava veramente difficile riuscire a trasmettere questo nella nostra lingua. E quindi questo è stato il primo pensiero che ho fatto. E poi in realtà, molto volentieri, un po' per volta, ho accettato di avventurarmi anch'io in questa impresa. E, primo, per il fascino che questa donna ha sempre esercitato su di me, e poi perché sono convinto che sia una testimonianza che ha ancora un enorme valore, e ci sono molti più punti di vicinanza rispetto a noi che punti di lontananza. E dunque, questo libro siamo abituati a chiamarlo il libro della vita di Teresa, qualcuno lo definisce un'autobiografia, in un certo senso lo è, nel senso che Teresa racconta di se stessa, della sua vita, da quando è bambina fino alla fondazione del primo monastero ad Avila, il monastero di San Giuseppe. Però sarebbe molto riduttivo considerarlo solo un'autobiografia, soprattutto sarebbe sbagliato pensare che sia solo un resoconto introspettivo che Teresa fa della sua vicenda umana e spirituale. Teresa, come preoccupazione, più che quella di raccontare di sé, ha quella di testimoniare qualcosa o qualcuno d'altro nella sua vita. E se proviamo a chiederci appunto che cos'è questa testimonianza che Teresa ci consegna, allora forse la prima cosa che ci può aiutare è il titolo stesso che noi abbiamo scelto, che è un titolo un po' diverso dai soliti. In genere si dice la vita, vita. Noi l'abbiamo chiamato La mia vita, il libro delle misericordie di Dio,
perché è in questi termini che Teresa ne parla in un paio di lettere che scrive. Quindi, parlando ad altri di questo libro che lei ha scritto, una volta dice, ecco, le consegno la mia anima, si riferisce appunto a questo libro, un'altra volta proprio dice il libro delle misericordie di Dio. E nel titolo c'è un po' il cuore di questa testimonianza, sono i due poli del suo percorso. La mia vita, lei direbbe, mi ruin vita, la mia misera vita, e la misericordia di Dio. E dunque c'è questa polarità dentro la quale si snoda tutto questo racconto, che è certo il racconto della vita di una persona in carne e ossa da quando era bambina fino a quando è diventata adulta, monaca, fondatrice del primo monastero, quindi la sua vita, appunto quello che le è successo. Dentro quello che le è successo, l'emergere un po' per volta dirompente di un mistero incredibilmente più grande di lei e che ha scaravoltato le sorti di quello che lei viveva e sperimentava. Il modo che lei ha di raccontarci questa dialettica è un modo che è sempre andato incontro, secondo me, ad un tentativo di addomesticamento, sia da chi era contemporaneo a Teresa, sia da chi poi, quelli che sono stati i lettori successivi. Le opere di Teresa sono state sottoposte a una censura da parte dei teologi, a volte molto feroce. Questa era una prassi che veniva usata sempre, cioè c'era il Tribunale dell'Inquisizione, bisognava vagliare se i libri che venivano scritti erano corretti secondo i dogmi della fede cattolica. I suoi libri sono stati in parte pesantemente censurati, alcuni li ha dovuti riscrivere per questo motivo. Successivamente, ecco, io ogni volta che confrontavo il testo spagnolo con i testi italiani che avevo a disposizione, ancora 3 anni fa è uscita una nuova edizione da parte di Bompiani delle opere complete di Teresa, però non riuscivo a togliermi dalla testa questa sensazione che ci fossero delle cose che venivano normalizzate, come se Teresa fosse eccessiva. Ed effettivamente un po' lo è, ma perché è tanto appassionata, perché quella dinamica della sua vita, dove un po' per volta emerge un mistero sorprendente, è una cosa che va detta e va raccontata anche con delle parole che sono un po' folli a volte. Allora il nostro tentativo è stato quello di non scostarci appunto da questa che abbiamo scoperto, riscoperto, provando a guardarla con occhi nuovi, ad ascoltarla in una maniera nuova, a gustarla nuovamente, abbiamo scoperto, forse riscoperto, che questa è proprio una caratteristica identificativa di Teresa. E questa dinamica fra la sua vita e le misericordie di Dio che si compiono nella sua vita, diciamo che ha 4 grandi passaggi che corrispondono un po' alle 4 sezioni del libro. I primi 10 capitoli sono quelli che lei stessa dice, mi ruin vita. Quindi la prima parte della sua vita, se dovessimo sintetizzarla, io direi l'esperienza di sé come limite. Teresa, crescendo, scopre che ci sono un sacco di limiti che lei non riesce a superare, personali e culturali, familiari, ambientali, sociali. Dentro a questo limite, Teresa scopre un po' per volta che quel limite è capace di dare del tuo a Dio. E allora, dal capitolo 11 al capitolo 22, ci racconta un po', fa un primo trattato su che cosa vuol dire fare orazione, pregare. Come si fa ad imparare a dare del tuo a Dio? Non è sufficiente dare del tuo a Dio. Dare del tu è una cosa seria, ma sottoposta a discernimento. Ci si può ingannare nell'incontro con Dio. Allora dal capitolo
23, al capitolo 31, ci racconta cos'è stato per lei l'esperienza del disinganno, che è avvenuto soprattutto attraverso delle relazioni di amicizia vera con altre persone. Dal capitolo 32 al capitolo 40 ci racconta come questa esperienza di limite di sé, limite che dà del tuo addio, dare del tuo addio che diventa ogni giorno più vero, ecco, diventa vero fino in fondo quando poi diventa azione nuova nella storia, fonda una nuova comunità. Quindi, la partenza da quel limite, l'evoluzione, grazie all'incontro, appunto, col punto misericordioso di Dio, ma non basta. A Teresa non interessa un rapporto di coppia con Dio, come ogni coppia. Teresa appunto genera anche lei nella storia e genera una nuova comunità che poi sarà la prima di altre 16, ecco, e anche di due comunità maschili, quindi molto generativa. Ecco, questo è un po', diciamo, primo racconto molto sintetico di insieme per dire che cosa abbiamo cercato di trasmettere noi come gruppo che ha lavorato insieme e riscoperto insieme questo libro facendo questa traduzione. Adesso Michela ed Edith ce ne raccontano altri aspetti. Sì, dunque, molte cose le ha già dette Massimo, comunque io vorrei così ripercorrere insieme a voi tre passaggi che mi sembrano significativi appunto di questa nostra sorprendente esperienza di traduzione. Prendo le mosse anch'io, come già Massimo, dall'esperienza soggettiva, quella che mi porta a constatare, e questa è la prima sorpresa, come dopo aver letto Teresa per tanti anni nella preghiera, nella liturgia, tradurla insieme sia stato riscoprirla nuova, incontrarla per davvero, con una profondità che non mi sarei mai immaginata. Tutto questo mi fa risuonare dentro il verso poetico «Quanto mondo sta nei tuoi occhi». E questo perché? Ma forse perché è un lasciarsi contagiare nel vivere il medesimo processo di decifrazione di sé e della realtà, nel cogliere con occhi più acuti simboli, valori, significati. Dunque, diciamo che non si tratta soltanto di gustare il sapere, certamente molto presente nei testi teresiani, ma ancor più il sapore della vita e quindi la musicalità, i profumi, i colori, i mirabili paesaggi dell'anima. Insomma, si potrebbe dire un ventaglio di percezioni, quelle di Teresa e quelle nostre, di un insieme che ci ha visti nell'intento che tutto questo mondo, come ha già detto Massimo, trasparisse dai testi e ci consegnasse una Teresa viva, dialogante, a volte spassosa, a volte drammatica. E questo, diciamo, è il primo passo. Il secondo passo che vorrei raccontarvi potrebbe avere come titolo un suono differente dentro la stessa musicalità. Come potete intuire già dal titolo, in questo caso si tratta del mio apporto più specifico all'interno del gruppo, che appunto, come ha già detto la madre, si è mosso nella direzione di rendere il più possibile accessibile il testo tedesco anche a Edith e a Massimo. Testo tedesco stampato in Germania nel 2015
nelle opere complete con la pubblicazione di Herder. Dunque, per quanto nella misura in cui sono stata capace, ho cercato di condividere con loro i vari criteri linguistici dei curatori dell'edizione tedesca, sia per quanto riguarda l'interpretazione del testo, come per la scelta dei vocaboli, come per le soluzioni sintattiche. Per quello che mi è dato di cogliere, anche la versione tedesca si presenta altrettanto vivace, con andamento assolutamente colloquiale, si mantiene nel limite consentito dalla lingua, fedele al testo originale e dunque allo stile proprio di Teresa, quindi alle frasi fatte, ai giochi di parole, che poi Edith ci spiegherà più dettagliatamente riguardo alla lingua italiana. Tutto questo in una lingua come il tedesco, che ha regole sintattiche e grammaticali molto ben stabilite e assai difficilmente bypassabili. Il confronto con il testo tedesco, che ha talvolta sostenuto, dall'altra stimolato le nostre scelte linguistiche, si è rivelato poi un utile apporto per cercare insieme la resa migliore in italiano. Ci ha inoltre incoraggiati, da una parte, a riattualizzare nell'oggi alcuni concetti non immediatamente comprensibili, dall'altra a mettere a tema parole chiave della spiritualità teresiana che poi sono confluiti, come diceva la madre, in un glossario che, pur ispirandosi a quello tedesco, ha integrato adattamenti più consoni alle nostre esigenze di traduzione. Da ultimo, il ricco apparato di note filologiche, storiche e teologiche, a cui ci è stata data la possibilità di attingere liberamente, ha messo in luce la fecondità di un approccio storico-critico, essenziale per la comprensione autentica di qualsiasi testo, tanto più di un'opera scritta da una donna nel secolo d'oro spagnolo. Ed infine vorrei tracciare l'ultimo passo, se volete il più coinvolgente. Come diceva Gianni, mi piace definirlo la bellezza dell'insieme. Infatti il riferimento alla lingua tedesca è stato solo l'inizio del mio lavoro all'interno del gruppo, perché il lavoro vero e proprio si concentra e si realizza poi effettivamente in un incessante mettersi a confronto tra noi tre. Tutto ciò si è svolto e si svolge di fatto in un dialogo sereno, fraterno, molto schietto, dove magari la convinzione di partenza dell'uno, quando poi è verificata con quella dell'altra, subisce ripensamenti, arricchimenti, variazioni di prospettive, in un reciproco fermentarsi e contagiarsi. Certamente, bisogna dirlo, non indenne da qualche frizione, ma comunque resta un lavoro preziosissimo che sempre approda a un risultato condiviso e, una volta che è stato discusso, viene assunto da ciascuno come proprio. Cercare insieme è, pur con tutte le fatiche, un'avventura appassionante, dove è precisamente l'insieme la parola chiave di tutto. Siamo stampati sulla relazione, nella fraternità e nell'amicizia con Teresa e tra di noi, senza dimenticare, appunto, come diceva la madre, le sorelle, le altre sorelle, che pur non avendo partecipato direttamente al lavoro, attivamente in svariati modi lo sostengono e lo accompagnano. Si tratta ancora e sempre di rischiare forme di espressioni nuove, magari un po' azzardate, ma, come direbbe Teresa, avventurate insieme. Si tratta di incamminarsi per le vie inedite di quella verità che da sé si apre la strada, fosse anche solo una minima scintilla,
e chiede da parte nostra il coraggio di accoglierla, il più possibile liberi da pregiudizi e rigidimenti personali. Come si attende all'alba il sorgere della luce, così sarà per questo ogni volta dono inatteso fatto all'insieme, che è sempre qualcosa di più e direi qualcosa di meglio della somma delle singole parti. Ecco, adesso passo la parola al suo Redito. Anch'io sono stata coinvolta in questa magnifica avventura con molta trepidazione e anche qualche perplessità all'inizio, ma anche con grande entusiasmo. Adesso Michela ha già spiegato bene le dinamiche un po' del lavoro di gruppo che abbiamo fatto, quindi io passo a dirvi un po' gli aspetti forse un po' più tecnici del lavoro. Le scelte che Massimo ha voluto condividere e ragionare insieme con noi davanti ai problemi del testo e con le quali abbiamo anche voluto un po' caratterizzare questa nuova traduzione italiana rispetto ad altre traduzioni circolanti. E quindi queste scelte potrebbero essere riassunte sotto tre aspetti. Un primo aspetto è questo, è quello relativo a quello che si può dire un po' il tono, la tonalità del linguaggio da usare, che doveva essere la lingua dell'uomo della strada, dell'uomo comune, come era quello un po' che Teresa parlava. E questo dentro il libero fluire del discorso. Abbiamo cioè cercato di lasciare intravedere come in filigrana l'andamento stesso di Teresa, convinti che anche il modo di esprimersi di Teresa abbia qualcosa a che fare con la sua personalità e quindi con quello che vuole trasmettere. E quindi troviamo un periodare abbastanza incalzante, magari anche quando si muove a diversi livelli, aprendo degli incisi o procedendo per associazione di idee. La struttura sintattica rimane molto semplice, al lettore è chiesto di lasciarsi quasi trascinare dal corso del pensiero di Teresa, che spesso ci restituisce proprio lo stato d'animo di volta in volta che imprime nel ritmo del discorso, a volte è impetuoso, a volte è pacato e riflessivo, a volte è accelerato e quasi ansimante. Dico spesso che questo alcune volte potrebbe assomigliare quasi a un flusso di coscienza, che in effetti è la prima impressione che si ha se si guarda per esempio il manoscritto e si trovano queste pagine fitte di scrittura continua senza alcun segno di interpunzione, neppure per cui sembra di essere quasi travolti dal pensiero di Teresa. Questo ci sembrava importante per diversi motivi. Prima di tutto ci sembra di poter provare almeno a far fare al lettore l'esperienza non tanto di leggere un testo, ma proprio di ascoltarla dal vivo. E poi perché ci sembrava che questo modo, questo andamento, potesse mettere un po' più in luce quello che quell'aspetto del magistero teresiano che è l'esperienza, con questa forma narrativa molto esuberante, eccedente, che quindi supera gli schemi rigidi, non solo, come diceva prima Massimo, non solo magari linguistici, ma proprio anche della teologia e della spiritualità del tempo, quasi a dire che c'è un modo di vivere la fede che supera la dimensione solo istituzionale e sacramentale, che era fortissima al suo tempo, ma che pervade anche tutto il quotidiano, questo vale per tutti e per ogni tempo. E in fondo un po' è coerente anche proprio con l'esperienza cristiana. I Vangeli stessi sono la narrazione di un'esperienza, di un incontro, la storia di un'amicizia, si potrebbe dire, con il Signore. Un secondo aspetto a cui abbiamo prestato particolare attenzione, anche in forza
numerosi studi che si sono fatti negli ultimi 50 anni sulla lingua di Teresa è quello relativo alle cosiddette strategie retoriche, un po' sono state già accennate, sono modi di dire, paragoni, giochi di parole, parallelismi, accostamenti arditi, ripetizioni, a volte ingarbugli di pensiero. Tutto è niente, ciò che non fa felice Dio. È un pericolo così pericoloso, è un sogno sognato, oppure l'anima non afferra bene ciò che intende, quindi è un non intendere intendendo. La difficoltà, la sfida un po' davanti a queste, a questi elementi per noi era quello di non banalizzarli, ovviamente, ma di fare in modo che si potesse cogliere un po' il gusto con cui Teresa li usa, li mette in campo. Alcuni studiosi della lingua di Teresa dicono che in fondo nella maggior parte si potrebbero ricondurre ad una sorta di ansia comunicativa. Teresa avrebbe la preoccupazione, il grande desiderio di farsi capire, anzi di far partecipare il lettore come dall'interno a quello che vive, per ingolosirlo, così dice lei, perché poi a sua volta sia spronato a fare egli stesso la sua propria esperienza di Dio. E anche questo ci sembrava importante, perché l'esperienza mistica è per definizione ineffabile. Per Teresa perdono è effabile, dicibile, anzi può e deve essere comunicata, e l'inadeguatezza del linguaggio spinge ad una creatività sempre maggiore, piuttosto per cercare soluzioni sempre nuove. Anche qui quasi a dire che la preghiera non è qualcosa di privato o di intimistico, è sicuramente personale, quindi nasce da un'esperienza, da soggetto a soggetto, a tu per tu, però poi ha un orizzonte ecclesiale, riguarda il mondo, riguarda gli altri, e quindi ha bisogno di comunicare, di confrontarsi e di creare amicizie. Questo un po' perché obbedisce alla logica dell'amore, la carità cresce se è comunicata, dice Teresa, un po' per discernere anche, per disingannarsi, come già si diceva prima, per capire che cosa possa essere autosuggestione e cosa invece verità, e poi in positivo per purificarla, la preghiera, per farla crescere e fare in modo che davvero possa trasformare almeno un poco le relazioni interpersonali, il nostro modo di convivenza umana. E qui a questo proposito si potrebbe leggere un passo, magari non dei più drammatici, ma anzi forse di quelli un po' divertenti, che potrebbe rendere un po' questo gusto che Teresa mette nel fare questi giochi di parole. E dopo, prima di passare al terzo punto, vi leggo quindi questo passo. Siamo al capitolo 18, al paragrafo 14. La parte finale, lo leggo tutto perché è lungo, prendo la parte finale. Qui Teresa sta descrivendo che cosa le succede nell'esperienza dell'unione con Dio, cosa succede alle nostre facoltà. Le nostre facoltà sono la memoria, che è quella che di solito ci distrae di più, la volontà, e l'intelletto, che intende razionalmente le cose. E dice così: qui tutte le facoltà vengono a mancare e sono sospese in modo tale che in nessun modo, come ho detto, si intende che sono all'opera. Se l'anima stava riflettendo sopra un passo del Vangelo, ne perde la memoria, come se non ne avesse mai avuto traccia. Se legge, non ricorda e non può soffermarsi su ciò che ha letto. Se recita preghiere, nemmeno. Così, a questa importuna farfallina della memoria, qui si bruciano le ali, ormai non può più disturbare. La volontà è del tutto occupata ad amare, ma non intende come. L'intelletto, se intende,
non si intende come intenda, perlomeno non può afferrare nulla di ciò che intende. A me però non sembra che intenda, perché, come ho detto, non si intende nulla. Io questo non riesco a intenderlo. Questo è un esempio di questi giochi di parola anche un po' spiritosi, che fanno leggere con gusto. Invece il terzo punto, il terzo aspetto, insomma, su cui abbiamo ragionato, è quello un po' più lessicale, quello che riguarda parole ed espressioni un po' particolari, che a noi sembravano un po' compromesse da una certa tradizione spirituale e su cui abbiamo usato anche certe volte delle soluzioni magari un po' ardite, però cercando di tenere l'omogeneità al tempo di Teresa e nello stesso tempo una leggibilità e una comprensibilità per noi. Queste sono parecchie, sono tutte documentate nelle note a che pagina e nel glossario. Io qui faccio riferimento soltanto a tre parole, tanto per rendere un po' l'idea. Una è quella dell'amicizia e tutto il registro dell'amicizia. Noi abbiamo voluto in quest'opera tenerlo sempre, in modo che il lettore fosse avvertito di tutte le volte che ritorna, anche quando si capisce che è uno spagnolismo un po' duro per le nostre orecchie, perché Teresa lo usa un po' in maniera strana. Dice per esempio: sono amica di buoni libri, della buona cultura teologica, sono amica di far dipingere immagini. Però appunto in questo libro l'amicizia, la categoria dell'amicizia emerge con forza come importante sintesi addirittura di tutta la sua esperienza, sia umana sia spirituale, al punto che va a definire la preghiera stessa. E dice: non è altro l'orazione mentale, a mio parere, che un rapportarsi in amicizia, stando molte volte in un rapporto a tu per tu con colui che sappiamo ci ama. Poi c'è un'altra parola un po' strana che è sensualidad, sensual, che spesso veniva tradotto con sensualità, ma per noi in italiano ha un significato preciso che non è quello a cui fa riferimento Teresa. Teresa si riferisce con sensualidad a tutto il mondo dei sensi, a tutta la sensorialità, la sensitività, tutte le percezioni immediate con cui noi entriamo in rapporto con la realtà. E in questo senso è anche una dimensione neutra, utile e redenta della persona, nella misura in cui si conforma allo spirito, al cammino della ragione, al cammino della coscienza. E poi un'ultima parola, conformidad. Anche in questo caso Teresa certe volte lo usa in maniera un po' ambigua, quasi lo accosta alla sofferenza. Ho sofferto con conformidad, in questo caso spesso veniva tradotto nella linea della rassegnazione, e a noi non sembrava questo coerente con il modo in cui Teresa ci racconta di fatto la sua esperienza, e quindi l'abbiamo un po' ricondotta questa parola al significato ordinario che comunque ha la parola attestata dai dizionari dell'epoca, e che è quella che fa riferimento di più alla concordia, all'essere un cuore solo, una sola volontà, all'adesione, allo slancio di adesione intima. Un po' come noi diremmo relativamente alla sofferenza, tra due persone, quando due persone si vogliono bene, certe volte ci fa soffrire di più la sofferenza dell'altro che non la nostra, oppure noi portiamo meglio la nostra sofferenza quando siamo vicini a qualcuno che amiamo e che sappiamo che ci ama. In questo senso lo slancio di adesione all'amico le fa portare meglio la sofferenza che incontra. E questa è una delle parole che abbiamo cercato di trasmettere anche a chi doveva poi dipingere la copertina. In effetti un po' è venuto fuori quello slancio di adesione. Allora, il mio contributo
questa sera, avete capito, è spiegare l'opera che vedete e che è nata un po' dai colloqui fatti con loro per capire dove volevano arrivare, un po' da quell'esperienza che si fa di Teresa quando la si legge, la si incontra. A me è stata affidata la parte forse più materica, anche la tecnica a impasto vuole rendere l'idea di un contatto, come a dire toccate voi stessi con mano. Io userò per aprire questo piccolo intervento la poesia o prosa poetica che è stata pubblicata a commento anche sul libro e poi proseguo con una spiegazione più in dettaglio, cercando di essere un po' breve. Che siano una cosa sola. Dai gradini della notte si sale tutti a una croce, a volto d'uomo, sangue d'uomo, carne d'uomo, il Dio che pende tra morte e vita. Sgretolato varco cede il muro del tempo, ma forato il corpo, acqua e sangue, tenebre e luce, cielo e terra si invadono. Non c'è figlio senza padre, non c'è padre senza figlio. È mutato Dio nella sostanza sua. Un grumo di sangue d'uomo pulsa da sempre nel cuore di Dio. Ecco, quindi ai confini dello sconfinato amore di Dio c'è però un confine per noi nella carne segnato, oltre il quale non ci è dato spingere lo sguardo, quello sguardo che vuole indagare, misurare, distinguere, dimostrare. Un confine fatto di spazio e fatto di tempo. Eppure all'uomo è stata fatta una grazia, su quel confine il muro spazio-tempo ha ceduto, è stata aperta una breccia. Simbolicamente nei Vangeli si parla di velo del Tempio, squarciato dall'alto in basso. Il muro del Tempo, il velo del Tempio, ossia la carne di Cristo forata dalla lancia e dai chiodi. Attraverso il costato forato, trafitto, di colui che può contemplare lo spirito eterno del Padre e al tempo stesso asciugare le lacrime così propriamente umane di una madre di sangue, si apre la via ad una dimensione altra per l'essere umano, che di per sé in questo mondo è destinato a spegnersi per entropia. Lo squarcio dunque che si apre nel dipinto rappresenta questo confine sfondato, lacerato, quasi fosse una ferita dal quale il Cristo crocifisso compare al di là del confine, ma con un braccio inchiodato nella carne oltre il varco dalla nostra parte, ed un braccio risorto che mostra la ferita del chiodo dalla quale passa la luce della salvezza che intercetta anche la mano della figura davanti. Di fronte al Cristo piagato sta dunque la creatura nuda. Non si può stare che nudi di fronte allo spettacolo, in senso paolino, della croce. E la nudità è fortemente simbolica. La nudità rimanda alla vulnerabilità, a restare scoperti, indifesi. In questa creatura, davanti con le braccia aperte, che con il capo chino emula la posizione del Cristo, vogliamo riconoscere Teresa. Una monaca che è sempre rimasta donna, nel senso profondo del suo significato, fortemente attratta dall'umanità del Signore Gesù, perché è considerata realmente la porta regale per accedere al divino e non solo, per accedere anche alla verità stessa dell'uomo. Noi quindi non abbiamo altra possibilità di accesso al Dio Trino al di fuori dell'umanità di Cristo. Allo stesso modo, non abbiamo altra possibilità di riconoscere in Dio un Padre se non entrando in questo mistero da figli con il Figlio.
Per questo Teresa è così legata all'umanità di Cristo, dalla sua umanità ferita, non per dolorismo, ma perché capisce che tutto quanto c'è di lei, grazie all'incarnazione del Figlio e alle piaghe del Figlio, è entrato in Dio attraverso appunto questa lacerazione. Dio si è lacerato il cuore per lasciarci entrare, dice una frasina di commento che è pubblicata ancora su. L'umanità ferita di Cristo, però, questo dramma, è la fonte della nostra gioia. Allora, cosa resta da fare a Teresa? La conformidad, quella di cui parlava suo Redito. La conformazione a Cristo, dentro la propria nudità, la fragilità, la creaturalità. E c'è infine una simbologia nei colori usati. Voi vedete il rosso, il nero, il bianco, le terre. E questi sono i primi colori con i quali l'umanità ha tracciato i suoi primordiali segni a graffito sulla roccia. Conoscevano già quasi tutti i colori, forse tranne quel tipo di rosso lì. Graffiare la roccia, se ci fate caso, è una simbologia potente del bisogno umano di affermare se stesso sulla creazione, ma anche quello di scavarla per comprendere, di penetrarla, nonostante la durezza, per trovare risposte alla sete di senso che ci abita. Come se tra l'umanità e l'invisibile ci fosse un muro che per millenni essa ha soltanto potuto graffiare. Ma il muro dell'umanità, che isola tutti noi da un trascendente, è stato abbattuto dal Cristo. Dio è sceso da uomo agli inferi per riprendersi Adamo e con lui tutti noi, suoi figli. Questi colori, quindi, dalle origini arcaiche, ci riportano alla condizione primordiale di ogni essere umano, quindi alla radice dentro di noi troviamo gli stessi sentimenti e scrutando nelle tenebre il mistero discorgiamo finalmente un volto comprensibile, riconoscibile perché simile, simile a noi, vicino, umano e, come dice Teresa, amico. La vita di Teresa mostra, nel libro chiaro, il progressivo riconoscimento di questo volto nella sua storia e la relazione che ne nasce. Dentro il desiderio, il suo bisogno, che è anche il nostro, soprattutto nel momento del dolore e della solitudine, di un contatto con questo corpo di Cristo, corpo che si estende non soltanto all'intero mistero divino della Trinità, che è poi relazione in se stessa, ma anche al mistero della Chiesa, che nella comunione dei santi, che la facciamo noi, non solo loro, la facciamo noi con loro, ha già varcato i confini del tempo e dello spazio e attende la sua definitiva liberazione. Le due mani estratte come particolare ed usate sulla copertina sono il tentativo di far comprendere appunto questa sete di relazione e liberazione che grida in Teresa come in ognuno di noi. Allo stesso modo un muro che crolla, un varco che si apre, mi sembra simboleggiare bene questa liberazione, ma fondamentale è comprendere che se dietro questo muro, questo varco che si apre, non c'è quel volto, quelle piaghe, noi restiamo immersi nel buio. Invece Teresa trova per grazia colui che è la vita eterna. Grazie per queste esposizioni così dense, articolate, che si arricchiscono tra di loro. Io credo che abbiamo ancora qualche momento, approfittiamo della presenza dell'equipe. Se ci sono delle domande, degli interventi, delle sottolineature, le raccogliamo. Rinnovo il buonasera a tutti.
Io mi chiamo Tiziano e vorrei gentilmente, nell'ordine dei vostri graditissimi interventi, riprendere due aspetti. Il primo aspetto mi necessita, come credente, come laico, come appartenente alla comunità cristiana. Molto bello, e lo rivedremo, così almeno lo concepisco, dai capitoli 23-31, quando andremo a questa scoperta di Teresa che inizia una vita nuova. E quindi chiamo l'intervento di Madre Giovanna, no? Mi è piaciuto molto questo crescere nella conoscenza di Cristo con tutti i cinque sensi. Ecco, l'auspicio, qui non c'è la domanda, qui c'è un auspicio. Per favore, aiutateci ad approfondire l'umanità di Teresa, l'umanità di Cristo. E la seconda invece è una domanda, in modo particolare, Massimo, a te e alla sorella Edith, e chiedo scusa, nella presentazione di Suor Samuela anche lì ho colto questa umanità che deve uscire, no? Dicevo a queste altre due persone, e qui lo recuperiamo dall'11 al 22esimo capitolo, il cammino della preghiera interiore. Abbiate un attimo di pazienza perché apro un attimo un passaggio sul... Da una pagina di Teresa del proprio diario, la preghiera del cuore, poi ce la presenterete, ce la approfondirete, eccetera. Ecco, per arrivare a formulare la domanda, pregare è la cosa più semplice che si possa fare, perché è stare con un qualcuno che ti ama, che ti piace, a tutti essere in compagnia di questo qualcuno che ti è così caro. Tuttavia però si prega così poco, parlo in primissima persona. La domanda allora è: come mai, secondo te Massimo, secondo le sorelle, ecco, molti pensano che bisogna far qualcosa per Dio, in realtà invece è importante cercare Dio nella certezza che il Signore stesso vuole essere cercato. Grazie. Spero di essere stato, Suor Giovanna, abbastanza chiaro. Grazie. Un altro, prego. Da persona che purtroppo so pochissimo di Suor Teresa e che questo libro mi darà l'opportunità di conoscere, prima di tutto voglio complimentarmi per questa serie di rappresentazioni, della regia della presentazione, per dirla, anche da innumerevoli spunti di curiosità per cui leggere il libro e di chiavi di lettura aperte. E questa è già una cosa notevole, no? Perché la seconda cosa è che un personaggio del genere, a me è piaciuta una parola che viene detta, che è stata detta per caratterizzare il personaggio, la sua eccessività, se non mi sbaglio. Ora, questa parola era da tanti anni che non la sentivo, o almeno non la sentivo in termini seri e profondi per scoprire la realtà, per fare della propria vita
uno strumento di, non di elevazione generale, non solo personale, perché qui c'è un concetto molto bello dell'autobiografismo solo come punto di partenza, ma che poi deve coinvolgere tutti, che è importantissimo. La felicità, la fede, eccetera, è vera quando è condivisa e quando con le proprie opere, col proprio crisi di coscienza si mette. E eccessività al giorno d'oggi è un termine invece che è usato in senso negativo. Viviamo in un momento sociale d'orrore, come all'inizio ho detto, in cui l'eccessività, lo vediamo attraverso i mass media, la televisione, eccetera, è usata in senso negativo per portare valori falsi, estremi. Per cui parlare di eccessività in questi termini invece profondi e seri, per far scoprire un senso della vita, un senso del rapporto con Dio e con la religione, è importante, mentre al giorno d'oggi è solo usato in senso edonistico e stop. Per cui già questo è l'elemento che mi porta a voler conoscere questa donna straordinaria, tanto più per il periodo in cui viveva. E vorrei saperne di più, ecco. Grazie. Io mi chiamo Cristina, sono una carmelitana secolare della comunità di Monza e vabbè, sono un po' commossa perché la parte finale di Sor Samuela mi ha proprio molto colpito. Io volevo solo e soprattutto ringraziarvi perché ho visto da noi in comunità la pubblicità di questo incontro e ho intuito immediatamente quanto poteva arricchirci. È chiaro, anche noi leggiamo, preghiamo e conosciamo il testo di Teresa e ci lavoriamo spesso e molte volte anche per me mi è sembrato che nella realtà di oggi, in questi tempi duri in cui viviamo, il messaggio di Teresa possa veramente essere per delle persone un richiamo grandissimo e il testo, cioè il linguaggio così lontano, invece possa non aiutare. Per cui io credo che questa cosa che avete messo in piedi, che avete lavorato, sarà per noi, per l'ordine, ma in generale per tutte le persone che potranno avvicinarlo, un dono grandissimo. Quindi io non è che ho domande, verrò a ascoltare anche tutti gli altri, ma proprio avevo bisogno di dirvi questo grazie. Grazie a lei. Direi, se ci sono altri interventi, un breve giro di risposte, magari nell'ordine iniziale. Ma io riprendo quello che diceva Tiziano, no? Sui cinque sensi. A me Teresa è sempre piaciuta, sempre affascinato, perché in un tempo come il suo, dove il corpo era oggetto di mortificazione, cioè veniva mortificato, ha avuto l'intuizione, la capacità, la grazia di valorizzare molto il corpo. L'esperienza di Dio passa solo attraverso il corpo, attraverso i cinque sensi. E questo, se allora nel Cinquecento non era scontato, forse anche oggi non lo è. Perché se guardiamo a come viene trattato il corpo, non c'è molto rispetto per il corpo, tantomeno una valutazione del corpo. Quindi in questo senso Teresa mi sembra molto molto attuale. Se riuscissimo a recuperare nuovamente il senso della dignità del proprio corpo come strumento essenziale per la conoscenza di Dio,
sarebbe un elemento di equilibrio per noi, ma di possibilità per ciascun uomo di fare l'incontro con il suo Dio attraverso il corpo, tanto più che Dio ci ha incontrati con il corpo del Figlio, quindi anche noi con lo stesso strumento possiamo incontrare Dio. Colgo molto brevemente la prima domanda che ci è stata fatta, anche se non so se sono, se è possibile rispondere a una domanda di questo tipo. Adesso provo a spiegarmi come mai molti pensano che bisogna fare qualcosa per Dio, e lo diceva in rapporto alla preghiera. Quindi, immagino, se ho capito bene, che uno pensa che ci siano dei passaggi da seguire dove fai delle cose per pregare Dio e entrare in relazione con lui, se ho capito bene. E io mi sento di poter rispondere direttamente a questa domanda. Rilancerei un'altra domanda. Se la preghiera è un rapporto, una relazione, noi all'interno delle relazioni che viviamo, abbiamo le relazioni o facciamo delle cose per far andare bene quelle relazioni? In che cosa investiamo nelle relazioni, nei rapporti che viviamo, nelle amicizie che abbiamo? Pensiamolo, perché siamo esseri che hanno un corpo e quindi pensiamo rispetto alle esperienze quotidiane che facciamo, laddove mettiamo in campo il nostro corpo. Quando vivo una relazione, penso a quella relazione, ho delle cose da fare per quella relazione. Molti di voi hanno dei figli, molti di voi hanno degli sposati, molti di voi hanno degli amici. Devo fare qualcosa per la relazione con mio figlio, con mia moglie, con mio marito, con mio amico, o devo stare in quella relazione? Questa è la domanda che a me fa sorgere la sua domanda, senza ovviamente alcuna pretesa di risposta da parte di me. Anch'io non è che mi senta di poter rispondere a questo, diciamo. Però posso dire un po' la risonanza che mi viene a diversi livelli, ma mi viene a dire dobbiamo fare qualcosa per Dio, in effetti, come ha detto bene Massimo, siccome una relazione, Teresa direbbe piuttosto bisogna fare qualcosa con Dio. È proprio un compagno di cammino, e a lei ha cambiato la vita questo cambio di prospettiva, perché fare qualcosa per Dio è quello che per lei è stato, ha voluto dire quasi arrivare alla disperazione. Lei poteva pensare di meritarsi l'inferno, e che quindi piuttosto che andare in inferno era meglio una vita da purgatorio, per dire, mentre la scoperta di poter fare qualcosa con Dio e di sentirlo come amico le ha permesso anche di scoprire dentro, come diceva prima Massimo, la sua fragilità, i suoi limiti, le sue debolezze, scoperti nell'umanità di Cristo, perché la cosa importante dell'umanità di Cristo è la debolezza e la sofferenza che lui ha partecipato, e quindi non è qualcosa che ci possa deprimere, che ci possa togliere qualcosa. Lui l'ha partecipata, l'ha vissuta e l'ha redenta. Questo quindi per lei è stato, come dire, ritrovare un nuovo senso anche della sua stessa, della sua propria dignità,
della sua bellezza, vorrei dire, in un certo senso, e come dire, lo stimolo a poter desiderare. Un chiodo fisso di Teresa è: abbiate grandi desideri. Guardate che è una falsa umiltà quella di dire no, ma io non devo essere santa. Adesso non mi ricordo di preciso il numero del capitolo, comunque quando si dice ah vabbè, quelli lì sono santi, sono, guardare che mi riguarda, no? E invece no, dice, questa è una falsa umiltà. Il problema è non confidare solo in se stessi, pensare che possa fare io da me, ma confidiamo in lui. Lui vuole camminare con noi e fare grandi cose con noi. Questo è il cambio di prospettiva forte che le ha cambiato la vita. E quindi è proprio importante, in effetti. E così come anche la questione del corpo. Il corpo, forse lei, con Teresa, dico, con la voglia di radicalità che aveva, fosse stata una persona sanissima, senza problemi, forse si sarebbe data a tante penitenze, come si usava in quel tempo, a mortificare il proprio corpo. In realtà è stata ferita soprattutto nel suo corpo, per cui ha capito che la debolezza del corpo portava danno anche al cammino di fede, e quindi ha riscoperto che il corpo forse serviva per poter fare un bel cammino di fede e fare qualcosa anche con il Signore. E che quindi casomai il corpo non deve prendere padronanza su di noi, non deve tiranneggiarci con i suoi capricci. Però, come dire, c'è una preghiera di non so che dice, un inno che dice: noi siamo fatti immagine di Dio, anche e soprattutto per il corpo, perché il corpo è ciò che ci permette di esprimerci e di entrare in relazione. Qualità divina è la relazionalità che ci può unire gli uni agli altri, e quindi il corpo è veramente importante in questo senso, è un aiuto nel cammino della fede. Ecco, insomma, queste sono un po' le risonanze che mi fate venire, non lo so poi se sono utili. Forse appunto lei diceva che la preghiera anche è uno stare di fronte a uno che ti ama, no? E quindi, come la pensava Teresa, la categoria dell'amicizia, quindi come dicevano già prima anche loro, non è riducibile a un fare, ma non è neanche riducibile a dei tempi determinati, no? Un'amicizia la si vive sempre, oppure non è più amicizia, per cui è una condizione di vita che mi fa stare sempre a colloquio con colui che mi ama sostanzialmente, qualsiasi cosa io faccia. Ecco, questo mi veniva un po' sulla preghiera. Per quanto riguarda il corpo, beh, Teresa ha avuto forse una percezione del suo corpo molto intensa, diciamo, perché fin dai suoi anni più giovanili ha avuto problemi anche nel suo corpo, e forse questo le ha affinato anche e l'ha messa in grado di cogliere con una certa sensibilità e forse anche una certa eccessività, come era lei, esuberante in tutto, però anche di, diciamo, utilizzare questo suo eccesso anche del corpo per andare con tutta se stessa davanti al Signore, no? Molte volte, almeno abbiamo trovato nel corso della traduzione, abbiamo trovato che la cosa era estrema, il dolore era sempre estremo, no? Il dolore, la gioia, però questo denota anche una persona che vive con un'intensità e una profondità per cui niente le passa così in modo superficiale, ma tutto viene accolto e mediato attraverso il suo corpo, attraverso i suoi sensi, e ritorna in preghiera, ritorna in invocazione. Ecco, un po' mi veniva così.
Io non so se ho capito bene la sfumatura della domanda, però non so, mi viene da dire, a volte, a partire da me, si fa fatica a pregare e spesso mi trovo a domandarmene il motivo. La risposta che mi do è questa: io non ti conosco abbastanza, Signore. E mi accorgo che, non parliamo del mistero della Trinità, che è proprio, ma l'unica possibilità che abbiamo di comprendere un po' questo mistero che ci sovrasta è l'umanità di Cristo, che significa il Vangelo. E poi va bene, la scrittura dell'Antico Testamento di per sé è l'introduzione ai Vangeli, non c'è niente di nuovo nei Vangeli, però c'è Lui che è nuovo. E la cosa bella che emerge da, cioè quella che sto scoprendo in questi tempi e che davvero mi emoziona tanto, è questo rapporto che Lui ha col Padre e con lo Spirito. E noi che Dio è Trinità lo possiamo capire solo dal Vangelo. Cos'è sta Trinità? Ma sono tre persone, cioè tre persone in relazione, come noi, cioè se c'è dentro Dio una relazione che noi possiamo conoscere benissimo, bene o male che ci sia andata nella vita, la relazione di un padre con un figlio. E questa figura strana che aleggia in mezzo, no? Lo Spirito procede, è una persona fondamentale nella Trinità, perché è quella che rende persona l'uno e rende persona l'altro, rende padre il padre e il figlio figlio, e noi persone, cioè gente in relazione, cioè è il personificante in persona. E questa cosa è veramente grandiosa, cioè è spaziale pensare a questo padre che ha un modo tutto suo di amare nella Trinità, perché proprio perché è padre, si svuota tutto come padre per il figlio, e che fa? Lo genera. E questo figlio deve avere un suo modo particolare per amare nella Trinità. Il suo contributo qual è? L'accettare, l'attendere. Cioè, la vita di Cristo su questa terra è stata l'obbedienza totale, ma era il suo modo peculiare di amare. Noi abbiamo Cristo come modello. All'interno di questa nostra vita, dentro questa forma trinitaria, cioè già il fatto di considerarci dentro in questa forma trinitaria è già preghiera. Perché noi abbiamo in testa il tempo da dedicare, e la vita da vivere è già preghiera. E dove noi riusciamo a sentire la bellezza di questo? Quando ci accorgiamo che stiamo facendo qualcosa insieme con Lui, diceva anche Edith. Ma qualsiasi cosa, anche il risotto, tu lo stai facendo buono per le tue sorelle, non so, è già l'idea, cioè noi siamo dentro nella vita come c'è stato Lui, meglio di Lui nessuno può capirci, anche soffrire. Ecco, non so se mi sono sbiascicato un po' di... Grazie a tutti voi per questa bella serata, per questa introduzione alla lettura di un libro che abbiamo capito ha letto non solo con gli occhi, ma ha letto anche con il cuore, anche entrando in dialogo con l'autrice, in dialogo con Teresa. Abbiamo a disposizione altre copie del libro, naturalmente per chi non avesse ancora.
direi di concludere con tre piccoli avvisi, anzi uno non è un avviso, è semplicemente il racconto della prosecuzione di questo lavoro che è iniziato, perché gli scritti principali di Teresa sono quattro, questo è il primo, e nel frattempo questa stessa equipe, con l'aiuto prezioso della comunità, ricordiamolo, sta andando avanti. Il secondo libro a cui state lavorando, Fondazioni, mi pare anche che sia a buon punto, poi avremo il Cammino di Perfezione e il Castello Continuo. Ci rivedremo tantissime volte, siamo qua apposta, grazie anche della vostra accoglienza. L'altro avviso è relativo al prossimo incontro, che sarà, lo ricordiamo sin da adesso, sabato 27 novembre alle ore 17, naturalmente sempre qui, con lettura, l'interpretazione dei capitoli dal 1 al 10, imparare a dire io con Suor Miriam. Poi, altro appuntamento importantissimo, ci hanno abituato le monache, che è la mostra mercato, vista anche l'avvento del Natale, da sabato 6 novembre a domenica 14 novembre, anche per questo trovate il volantino. Mi pare anche a nome di Suor Giovanna di dover ringraziare il provinciale dei Carmelitani, il padre Fausto, che è stato qui con noi, un grazie anche al sindaco Lorenzo Radice, che ha voluto stare qui con noi questa sera. Grazie a tutti, madre Giovanna. Dunque, credo che più breve è la chiusura, meglio è, anche se non essendo di sera tardi ci si allunga volentieri. Però mi sento di proporvi questa piccola cosa. Al Carmelo il sabato si canta sempre la Salve Regina, è una tradizione universale. Quindi potremmo anche chiudere questo incontro con il canto della Salve Regina. Misericordia.